Buon fine settimana, ben ritrovati per questa edizione di Radio Basket del sabato. Si prospetta un fine settimana di passione per i tifosi delle due formazioni opantine di basket. Storie diverse ma animate dallo spirito di vincere. Per la Castellana Udas, la tredicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie C maschile prevede la prima di due gare considerate fondamentali per cercare di approfittare di un eventuale passo passo della capolista Ceie, impegnata a Bari contro il BK College. Il Valentino Castellanete, infatti, è un avversario da prendere con le molle. Al quinto posto in classifica con 16 punti, frutto di 8 vittorie, l'ultima in casa domenica scorsa sull'Invicta Brindisi per 71-59 e 4 sconfitte, l'ultimo KO risale al 2 dicembre. Di questa vigilia ne abbiamo parlato con il pivot della formazione biancazzurra Raffaele Di Nanni, che dice la sua non solo sulla sfida di domani, ma anche della super sfida del 23 dicembre contro la capolista Ceie. Se usciamo indenni da queste due trasferte, nel girone di ritorno abbiamo tutti gli scontri diretti in casa e questo più essere un vantaggio. Due campi caldissimi anche sotto il punto di vista del tifo. Faremo del nostro meglio. Comunque pensiamo ad una gara alla volta, alla fine tireremo le somme. Coppia arbitrale barese per la sfida di domani alle ore 18, De Tullio di Bari e la Stella di Mulla di Bari. Il resto del programma è il seguente: Castellana Santeramo in Invicta Brindisi Pasano. College Bari, Ceie, Flowers, Terlizzi, BK, Trani, Eagles, Brindisi, Ruvo, Mor, Lecce, Poseidone, Brindisi, Tecnomedica, Bari, Vasca, Nardò. Un istante di pausa e fra 11 secondi la Serie D maschile. Siamo stati di parola, eccoci dunque al campionato di Serie D maschile che propone oggi la sua prima giornata per ciò che concerne il girone di ritorno con l'impegnativa trasferta della Olimpica Basket Solenergi contro la Libertas Altamura, relegata nelle zone basse della classifica con 6 punti, 3 vittorie e 6 sconfitte all'attivo. Dopo la brutta prestazione di sabato scorso, culminata con la sconfitta ad opera della Webin Manfredonia, il team di Felice Carano deve fare i conti non soltanto con la situazione psicologica della squadra, ma anche con un'infermeria che registra l'assenza di pedine importanti. Oltre a Bacchini, che non ha ancora recuperato, è in dubbio anche Salvatore Spregola, il quale ha riportato un infortunio ad un mignolo ed è rimasto con il gesso per tutta la settimana. Felice Carano, come ci aveva dichiarato nel post-gara di 7 giorni fa, conta di recuperare mentalmente la squadra e di cercare i 2 punti anche giocando male, per non perdere contatto con l'altra capolista, la Webin Manfredonia, attesa alla trasferta di Rutigliano. Questo è il quadro completo delle partite: Angiulli, Bari, Diamond, Foggia, Olimpia, Rutigliano, Webin, Manfredonia, Libertas Altamura, Olimpica, Basket, Solenergi, Santulli, Bari, Alius, San Severo, BK, Barletta contro Vieste. Bene, amici ed amiche, è tutto per questo numero di Radio Basket del sabato. Prossimo appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre, lunedì prossimo a mezzogiorno. Grazie per l'attenzione e buon fine settimana da Mimmo Siena.